Gentili telespettatori, buona giornata. Il quotidiano La Repubblica, che è stato proprio rimproverato l'altro giorno, ieri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è dovuta intervenire perché in prima pagina c'erano delle notizie che non erano delle notizie, ma erano delle bugie sul governo. Quindi vengono richiamati, come dire, insomma, state più attenti a quello che scrivete, perché state scrivendo delle cose che non sono vere. Era vero che non erano vere? Era vero che non erano vere. Perché lo fanno? Insomma, provate un po' a immaginare voi perché lo fanno. Ma attenzione, più avanti vi racconterò di un giornale di destra che dice che, raccontando una bugia, dice che il giornale di sinistra racconta una bugia. Siamo veramente all'assurdo, ma ve lo racconterò in un video, uno dei prossimi video. Cosa ha fatto questa volta La Repubblica? È solo un giornale faziosissimo di sinistra che spesso si inventa le interviste, si inventa i virgolettati, ti dà delle notizie non vere, come peraltro fanno i giornali di destra. Come peraltro fanno i giornali di destra. Solo che i giornali di destra stanno attenti a quello che scrive Repubblica, ma Repubblica non sta attenta a quello che scrivono i giornali di destra. Quindi i giornali di destra criticano i giornali di sinistra. I giornali di sinistra non hanno né voglia né tempo di criticare i giornali di destra, perché se La Repubblica si mettesse a criticare quelli di destra, la metà delle notizie ogni giorno sarebbero: quello dice balle, no, quello dice balle, quello dice... Però le balle le dicono da tutte e due le parti, e ve le ho documentate spesso. Spesso. Molto spesso. Ma stavolta La Repubblica cosa avrebbe fatto? Va contro i militari per colpire il governo, scrive un giornale di destra. Andiamo a vedere se è vero, perché attenzione, bisogna andare a vedere se è vero. Il titolo dice: Repubblica, attacco ai militari per colpire il governo. Attacco ai militari. Andiamo a vedere se davvero La Repubblica ha attaccato i militari. Allora, vediamo un po'. Vedete un po' di prefazioni, bla 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 bla. C'è la presenza dei militari nelle nostre città per operazioni dinamiche. Oggi si chiamano quello che si chiamava prima strade sicure, strade di qui, strade di là. Oggi si chiama operazione dinamica. Dinamica, va bene. La presenza dei militari nelle nostre città, il governo vuole aumentare la presenza dei militari nelle nostre città, da affiancare a quella delle forze dell'ordine. Prima la premessa, ok. Repubblica attacca sui numeri, cosa vuol dire? Il governo Draghi aveva ridotto da 7.800 a 5.000 militari la presenza dei soldati nelle strade, nelle nostre città. E adesso il governo Meloni tira fuori 400 unità dalle caserme. Quindi incrementano il numero dei militari. Se da 7.800 sono scesi a 5.000, adesso salgono a 5.000. 400, se non ho fatto male i conti, se sono questi numeri. Il governo cerca di dare un freno alla delinquenza fuori controllo nelle città italiane. Anche in quelle amministrate dalla sinistra, ovviamente, non è che c'è distinzione tra città e l'altra. Ma Repubblica dice, accusa il governo di rispolverare gli slogan di legge. Rispolverare gli slogan di legge, cosa vuol dire? Di usare i militari come spot per le elezioni. Repubblica poi ci spiega che la nostra è l'unica democrazia del pianeta a schierare militari non per fronteggiare una minaccia mafiosa o di chissà che cosa, ma per controllare la delinquenza spicciola. E poi che cosa dice? Poi dice... dice praticamente questo. Allora, quindi questa è l'unica democrazia al mondo che schiera i militari per contrastare la delinquenza spicciola. Ma cosa vuol dire la delinquenza spicciola? Quella che non fa male a nessuno? Quella endemica? Quindi il governo aumenta i militari per le strade per uno spot per le elezioni di giugno del 2024. Allora, oggi è
il 29 di settembre, allora qualsiasi cosa farà il governo da adesso fino al 9 giugno saranno tutti spot per le elezioni. Dopo il 9 giugno 2024, fino alle prossime elezioni regionali, allora lì farà tutte le cose che farà saranno degli spot per le elezioni regionali. Poi dalle elezioni regionali alle politiche che ci saranno nel 2000 e chissà quando, che non mi ricordo, allora lì sarà tutto spot per le elezioni. Allora, il valutare ogni cosa che fa il governo come spot per le elezioni è infantilismo, dilettantismo, è ridicolo ed è umiliante anche per l'elettore di sinistra che sente queste profonde riflessioni, no? Il governo mette 400 militari in più per le strade perché vuole essere votato fra 9 mesi. Caspiterina, mossa elettorale. Allora il governo non fa più niente perché qualsiasi cosa fa arriva il sinistro che dice lo fa per le elezioni. È di una ridicolaggine che ha pochi precedenti. Il governo aumenta di 400 le unità per strada. Io aumenterei di molto di più. Draghi 7.800 a 5.000 riduce, la Meloni da 5.000 a 5.400. Io avrei superato Draghi, l'avrei mandati a 10.000 per le strade. Io manderei, visto che ci sono molte zone che sono sotto organico, perché non hanno i soldi per assumere più poliziotti, più carabinieri, più guardia di finanza, perché è così. In molte zone d'Italia si è sotto organico. Sapete che si calcola un poliziotto ogni tot di abitanti, questo in tutto il mondo. Quindi hanno fatto delle statistiche che ci vuole un poliziotto ogni un certo numero di abitanti, che non mi ricordo qual è. E poi uno dice, guarda, siamo sotto la media, siamo sopra la media, noi siamo sotto in parecchie zone dell'Italia. Quindi perché non fare uscire i militari dalle caserme? Abbiamo militari che sono distanze, cioè sono, come possiamo dire, che sono di ruolo, perché oggi i militari sono tutti di ruolo, perché dobbiamo lasciarli nelle caserme? Mandiamoli in giro per le strade. Ma per la criminalità spicciola, e allora? Perché? Cosa c'è che non va? Avete paura della tuta, avete paura della mimetica? Oh, che paura! Insomma, dovreste essere contenti che andando per le strade trovate i militari, le camionette dei militari a ogni angolo. Ve l'ho raccontato tante volte. Sono sceso da Roma, prendo il trenino, vado a Ostia, scendo alla stazione di Ostia, che era già buio, erano le 8, se non sbaglio, 8:15, ed era già buio, esco dalla stazione di Ostia, che è un bel posticino lì fuori, un bel posticino, c'era una camionetta, un fuoristrada dei militari, con giù 2 militari armati, che sorvegliavano la zona. Io mi ho dovuto aspettare lì l'autobus un bel po' prima che passasse, mi sono sentito sicuro. Scusate, mettetene di più. La sinistra poi fa tutta la spaventata, ma chi se ne frega? Ma tiratene fuori 50.000 dalle caserme. Sì, tirateli fuori dalle caserme, metteteli davanti a tutte le stazioni d'Italia e tutte le zone pedonali, dovete farlo come ci sono a Roma, ben venga. Ma poi i sinistri si agitano e lascia che sia, ci sono anche quelli, vi ricordate quella signora che diceva che aveva paura delle divise? Ma ve la ricordate? Che aveva paura delle divise? Mamma mia, come state? Arrivederci a tutti e grazie.